Da storico penso che uno dei problemi che noi oggi abbiamo nella difficoltà di quello che chiamiamo il dialogo tra culture nel Mediterraneo, naturalmente in particolare tra la sponda sud e la sponda nord, sia nel fatto che sono imprecisi i nostri vocabolari di partenza. E quindi in qualche modo in questo momento vorrei provare a lavorare su una sorta di costruzione di una biblioteca condivisa. Significa scavare reciprocamente. Ognuno di noi non deve portare il proprio testo, il proprio autore preferito dalla propria sponda, al contrario, deve avere il coraggio di andare a guardare nei libri, nelle pagine degli altri, quali sono i 10 libri del Mediterraneo che consentono alla nostra discussione di oggi di essere una discussione nella quale capiamo ciascuno di noi con l'altro da quale punto stiamo partendo. Io ho scelto la fine del 400, l'inizio del 500, cioè le origini della modernità per noi europei, ma anche le origini della modernità per il mondo islamico. E qui appunto tu trovi autori che hanno dovuto porsi le stesse domande. Porsi le stesse domande, come il caso da noi di Machiavelli, del suo Principe, dall'altra parte di Ibn Khaldun, della sua introduzione alla storia universale, non significa necessariamente trovare le stesse risposte. Anzi, al contrario, quello che è interessante e che è necessario naturalmente nel dialogo di oggi e non immaginare che se si fanno le stesse domande si trovano le stesse risposte o peggio, che una sola risposta a quelle domande sia quella giusta. Però che ci sia un campo di domande comuni all'origine del nostro stare insieme e del nostro volere discutere insieme, questo sì che è determinante. Queste domande comuni, quando le vai a vedere negli autori che ho ricordato o più generalmente nei processi storici che essi hanno attraversati, si chiamano quasi sempre l'autonomia della politica, la possibilità di una cittadinanza che non si riferisca a processi esterni, a legittimazioni esterne, ma che trovi la propria legittimazione in se stessa. Questo è quello che succede tanto nella costruzione degli imperi d'Occidente, l'impero spagnolo e poi più tardi il grande impero asburgico, l'impero russo, così come nella costruzione del grande, anzi del prevalente impero mediterraneo che è l'impero ottomano. Che cosa significa essere cittadini anche quando si hanno fedi diverse? Che cosa significa cioè che l'uomo di fede, quando entra in una comunità politica, non rinuncia certamente alla forza delle sue convinzioni, anzi, come spiega Tocqueville, talvolta una convinzione di fede aiuta una comunità politica ad avere obiettivi di lungo periodo, a porsi dei problemi e delle soluzioni più profonde, eticamente più dense. Ma tutto questo avviene nell'ambito di una battaglia, di una lotta che è una discussione civile, non è mai un principio di legittimazione religiosa. Credo che questo inizio di biblioteca, questo frammento di condivisione di autori, oggi sia, come dicevo prima, un passo utile perché ci possiamo provare a capire.